siamo nella fase di preparazione della nuova stagione venatoria con un po' di anticipo e con Hunting Trails cerchiamo di progettare delle cose interessanti dando spunti ai nuovi appassionati perché trovino nuovi stimoli. Noi li abbiamo, uno di questi è il fatto di nobilitare le prede non soltanto dal punto di vista culinario ma anche, perché no, per l'utilizzo di tutte le loro componenti. Benedetta è ormai super specializzata nella concia delle pelli. Adesso magari rapidamente ce ne parla un po'. Sì, la concia delle pelli, come ha detto Danilo, è un modo in più, anche se non molto usuale ormai, di non sprecare nulla di quello che l'animale ci dà. Fattore aggiunto che mentre il trofeo è una cosa morta, volendo, che appendiamo al muro e poi ci dimentichiamo lì se non lo dobbiamo al limite spolverare, la pelle, oltre ad essere qualcosa di molto speciale da tenere in mano, è un'esperienza unica, può anche regalarci degli oggetti, dei manufatti che andremo poi a usare nel territorio di caccia, dove andiamo a caccia, per tenerci al caldo, per esempio. Ecco, questo è un bellissimo daino, catturato lo scorso inverno, si vede infatti il manto bello folto, magistralmente conciato, guardate che meraviglia. E questo può essere usato in tanti modi, innanzitutto come decorazione, come scendiletto, oppure in tanti altri modi. Magari ci faremo dei giubbotti. Se qualcuno è interessato, stavamo pensando, oltre che di cercare di praticare una forma di caccia che oggi sicuramente è obsoleta dal punto di vista tecnico, ma dal punto di vista culturale invece può essere molto interessante, che riprenda un po' quella che era la filosofia non solo dei primordi, ma dei nativi americani, quindi non è che stiamo parlando di migliaia di anni, ma di poco più di 100, 150, 200 anni. Qui sono rappresentate delle vecchie immagini dove cacciatori di varie epoche sono travestiti con pelli di animali, addirittura con teste e palchi, per poter avvicinare maggiormente le prede. Naturalmente con gli archi di oggi non abbiamo bisogno di tutto questo perché le performance sono tali, sia dei tradizionali che dei compound, che non c'è bisogno di avvicinare a pochi metri. Loro ne avevano bisogno poiché questi archi erano poco efficaci. Ma se ci riuscivano loro ad avvicinare gli animali a pochi metri, perché non possiamo provarci noi? Può essere molto interessante, ci proveremo. Benedetta ha conciato un paio di pelli in maniera totale, quindi comprendendo anche la testa, e ci proveremo. Quindi lo anticipiamo in via preventiva, noi cercheremo di avvicinare in questo caso dei mufloni, questa è una pelle di muflona, cacciata da Benedetta la scorsa stagione, con tanto di appunto testa, orecchie e tutto. Esatto. Quindi lei si travestirà e io cercherò di filmare. Per contro, anch'io mi travestirò da Daina e lei mi filmerà. Naturalmente parteciperanno anche altri amici e cercheremo di coinvolgerli soprattutto per cercare di dimostrare a noi stessi e non certamente necessariamente a nessuno gioco forza, di poter fare oggi le stesse cose che facevano i nostri antenati per sopravvivere. Noi non lo facciamo per sopravvivere, ma per rispolverare, per riassaporare un sapore sicuramente perso dal punto di vista della logica consumistica, ma che abbiamo nel DNA. Chi lo sa? La vediamo con una piccola forma di progresso mentale nella logica di vivere il rapporto con la natura in maniera il più naturale possibile. Non dateci dei matti, anzi penso che non lo siamo assolutamente, ci piace tentare di essere molto istintivi e questo è un modo. Hai qualcos'altro da dire? Venite con noi, già molti amici sono venuti e vedrete che nella prossima stagione ci saranno sviluppi interessanti. Seguite il canale video YouTube che vedete in sovrimpressione, visitate queste pagine, i video sono caricati in Full HD, quindi dalle impostazioni di YouTube selezionate il Full HD e godetevi lo spettacolo.
presto, tornate in Grecia. Ciao.